Ben ritrovati amici di Gida TV ad una nuova edizione delle news settimanali dal mondo della scuola. Partiamo oggi con un triste annuncio. È scomparso ieri notte a Roma dopo una lunga malattia Giorgio Israeli, matematico, scrittore, è stato anche acuto e intelligente opinionista. Più volte ospite di Gida TV, è stato una delle voci più critiche nei confronti della buona scuola. È in corso da Vantea in Calabria l'Assemblea Nazionale della Gilda Insegnanti, uno dei 5 più rappresentativi sindacati italiani della scuola. Dal 25 al 27 i lavori dell'Assemblea si concentreranno su azioni contro la 107, sui futuri decreti delegati che il governo dovrà emanare per attuarla, sul contratto oramai scaduto da 6 anni. Passiamo alla prima delle iniziative di mobilitazione contro la legge 107-2015, proposta dall'Assemblea di Bologna il 6 settembre. In più di 100 città italiane, la sera del 23 settembre, si è svolta la notte bianca della scuola pubblica italiana. Associazioni, comitati, singoli cittadini hanno attuato diverse iniziative, tra le quali fiaccolate, letture pubbliche degli articoli della Costituzione, dibattiti, spettacoli e cartoline itineranti dalla scuola italiana, per ribadire che la scuola democratica non deve e non vuole fermare la sua lotta contro la legge 107, definita marcatamente anticostituzionale. Il passo successivo sarà la grande manifestazione organizzata dai sindacati per il 24 ottobre e probabilmente uno sciopero. Proseguiamo ora aggiornandovi sull'attuazione della terza fase del piano assunzioni straordinario, quella dell'organico del potenziamento. È stata pubblicata e trasmessa agli uffici scolastici regionali l'apposita circolare che, secondo le ultime stime ministeriali, dovrebbe impiegare altri 55.000 docenti. Per la distribuzione dei posti saranno presi in considerazione alcuni parametri quali il numero degli alunni, esclusi quelli dell'infanzia, le aree di montagna e le piccole isole. Le scuole invece dovranno individuare le priorità nell'ambito di tutte le aree disciplinari e inserire la loro proposta di richiesta dal 10 al 15 ottobre sulla piattaforma SIDI. Dal 2 al 20 novembre gli USR assegneranno la dotazione aggiuntiva della scuola da un minimo di 3 a un massimo di 8 posti. Il Ministero arrivano ancora a news. È stato infatti firmato il decreto per assegnare ai docenti 500 euro da destinare all'autoformazione. Con essi si potrà provvedere all'acquisto di software, abbonamenti, libri, biglietti per mostre e musei e quant'altro si ritiene utile per la propria formazione. I docenti destinatari dovranno presentare alla segreteria delle scuole entro il 31 agosto 2016 la rendicontazione comprovante l'effettivo utilizzo della somma. Se la rendicontazione non è presentata in tempo utile, potrà essere recuperata con l'erogazione dell'anno scolastico 2016-2017. Anche in questo caso non poche polemiche si sono scatenate, ma questa volta tra i docenti. Infatti c'è chi afferma che questa è una cifra insufficiente per una buona formazione. C'è chi afferma che questo atto è semplicemente un accattivante regalo ai docenti al fine di evitare ulteriori perdite elettorali. E chi vorrebbe rifiutarli e chiede a gran voce il rinnovo del contratto oramai fermo da 6 anni. C'è chi invece la ritiene una nuova iniziativa lodevole. Il prossimo anno sarà consegnata ai docenti la card che quest'anno non si è fatta in tempo a distribuire. Un brevissimo flash lo dedichiamo ad una recente sentenza del TAR del Lazio, che fornisce al MIUR indicazioni precise circa la corretta forma di notifica da utilizzare ai controinteressati. Questo per evitare spese di notifica che, nel caso per esempio della pubblicazione in gazzetta ufficiale, può arrivare anche a 2.000 euro. I giudici affermano che quando la platea degli interessati è numerosa, come nel caso dei concorsi, la notifica avvenga con qualsiasi modalità idonea. È quindi sufficiente la pubblicazione sul sito del MIUR, disponendo quindi in parallelo la disapplicazione dell'articolo 150 del Codice di Procedura Civile che al colma te prevedeva l'inserimento in gazzetta ufficiale. Passiamo ora ad una notizia apparsa in un articolo dell'Espresso nel quale si denuncia che secondo un recente rapporto dell'INAIL a scuola si muore di amianto. Si sono registrati infatti solo nel 2012 63 casi di neoplasie dovute all'amianto distribuite tra docenti e personale ATA. Il governo si sta impegnando a risanare la situazione. Si sono stati aperti circa 1.600 cantieri per la messa in sicurezza degli istituti, comprese la rimozione di elementi costruttivi considerati dalle recenti disposizioni di legge incompatibili con l'attività didattica. Ed ora passiamo a qualche flash news dalle province italiane. Ad opera di un dedicato lavoro di mediazione svolto dalla vice coordinatrice nazionale della Gilda, Maria Domenica Di Patre, in provincia di Nuoro un istituto professionale ha potuto riavere 2 delle 4 classi dei corsi serali soppressi nell'istituto. È stato così garantito a 46 studenti la prosecuzione del corso formativo ai quali si erano iscritti. Il ripristino è già stato formalizzato dal direttore scolastico regionale. E ancora la vice coordinatrice nazionale della Gilda, Maria Domenica Di Patre, a rispondere al governatore del Veneto, Luca Zaia, che ha invitato il governo ad effettuare controlli a tappeto sui certificati medici degli insegnanti. Di Patre afferma che si rileva un accanimento ingiustificato sia del governo che dell'opinione pubblica verso gli insegnanti.
Le motivazioni, ipotizza, vanno ricercate forse nel fatto che i docenti potrebbero creare problemi ad un governo che, senza tener conto del parere e delle richieste di nessuno, ha approvato una legge palesemente anticostituzionale. La Gilda, comunque, con i suoi uffici legali, sta lavorando per stoppare legalmente questa legge. Boom di polemiche si è registrato anche per il processo di dematerializzazione introdotto nelle scuole. I genitori ritengono che spendere cifre elevate per rifornire di badge gli studenti, per registrarne in automatico la presenza a scuola o il registro elettronico, addirittura le segreterie web, sia un controsenso se poi loro stessi sono costretti a versare, da quando lo Stato ha decisamente ridotto i fondi, contributi volontari per provvedere all'andamento delle istituzioni scolastiche. Dal giorno 24 settembre fino alle ore 14 del 14 ottobre 2015 sono aperte le funzioni polis per la scelta delle sedi per il conferimento delle supplenze modello B delle graduatorie d'istituto. I non iscritti scelgono solo le istituzioni scolastiche nella provincia della scuola dove hanno presentato il modello di domanda A3. Per qualsiasi chiarimento in merito all'applicazione, gli aspiranti potranno rivolgersi alle segreterie scolastiche. Web spettatori, per questa settimana è tutto. Arrivederci da Giuseppina Gagliardo per Gilda TV.